Anche l'Abruzzo ha partecipato alla 21esima conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi, che si è aperta lo scorso 30 novembre con la presenza di oltre 100 leader mondiali in una capitale francese blindata a seguito dei recenti fatti terroristici. La delegazione abruzzese, formata dal sottosegretario alla presidenza della regione con delega all'ambiente, Mario Mazzocca, e dal dirigente del servizio energia, Iris Flacco, ha presentato un proprio progetto al forum dal tema Attori non statali assieme contro il cambiamento climatico, esponendo le iniziative che comuni, regioni, organizzazioni non governative ed altri attori non statali hanno e potrebbero mettere in campo per combattere l'inquinamento e le emissioni nocive nell'atmosfera, un contributo molte volte più puntuale e determinato, secondo il sottosegretario Mario Mazzocca. Che abbiamo visto come in realtà le regioni a livello locale riescono ad essere concreti e fattivi spesso più, in alcuni casi molto più, dei governi centrali. È per questo che siamo qui ed è per questo che stiamo dicendo la nostra, non solo per le cose che abbiamo fatto sul tema dell'efficientamento energetico, sull'uso delle fonti rinnovabili per la produzione energetica, su tutto ciò che riguarda il comparto dello sviluppo sostenibile e soprattutto per le azioni fattive e concrete per la decarbonizzazione del nostro territorio, del nostro paese e dell'Italia intera.